Ciao ragazze, ciao a tutti. Alle mie spalle vedete il mio giubbino e la mia borsa perché sto per andare via, ma ho 10 minuti di tempo prima di uscire di casa, per cui voglio fare video dei prodotti terminati del mese di febbraio. Non sono tantissimi, oppure ce ne sono anche, sì, insomma, non sono tantissimi. Sono nella norma, però sarà un video breve perché comunque non sono prodotti degni di nota o comunque dove bisogna stare più di tanto a spiegare. Sono dei semplicissimi prodotti per cui andiamo avanti veloce. Ho terminato questo gel detergente della marca Alverde che avevo preso la DM quando sono stata in Austria. Un normale detergente, non mi ha dato nessun problema alla pelle, toglieva bene le impurità. Dopo essermi lavata il viso sentivo la pelle pulita, per cui se ritorno alla DM potrei ricomprarlo. Poi ho terminato questo acetone della Lady Venezia, con il packaging molto simile a quello di Sien. Non mi è piaciuto perché puzza terribilmente e non toglie bene lo smalto, per cui non ve lo consiglio. Poi ho terminato questo prodotto per fare il pediluvio della Scholl, che dovrebbe rendere i piedi molto morbidi dopo aver fatto il pediluvio con questo liquido. Un liquido che è composto con arricchito con caviale verde e marine serum più vitamina E. Io sinceramente non l'ho trovato particolarmente buono. Idrata i piedi come quando si fa il pediluvio con un normale sapone idratante. Sinceramente non ho trovato niente di particolare in questo prodotto, per cui non lo ricomprerò più, anche perché è un prodotto che costa intorno ai 5 euro e insomma è una fregatura. Poi ho terminato questo shampoo, che era un'edizione limitata, da quello che leggo qui è con il pompelmo della DM. Io non so leggere il tedesco, però comunque la figura è di un pompelmo e di un fiore di vaniglia, boh, fiore bianco. E niente, questo shampoo non mi è piaciuto, non mi ha dato particolari problemi ai capelli, però non mi è piaciuto perché non toglieva bene lo sporco dalla cute. Ogni volta che mi lavavo con questo shampoo e sentivo la cute che non era completamente sgrassata e pulita, per cui non mi è piaciuto. Per quanto riguarda invece la profumazione, molto molto buona. E stesso discorso per questo shampoo qui. Sempre di Balea, quest'altro era sempre di Balea, questi due praticamente. Stesso discorso che ho fatto per questo, vale anche per questo. Profumo molto buono, non mi ha dato particolari problemi di cute, però non puliva, non sgrassava bene il capello, per cui non so se riacquisterò degli shampoo Balea. Può essere che io abbia beccato proprio quelli che non sgrassano bene. Però, sinceramente, dopo due shampoo che hanno fatto questo discorso, non ho più tanta voglia di comprare shampoo di questa marca. Poi ho terminato questo sapone liquido Mani e Viso, la Corte dei Sogni. Io l'ho usato solo per le mani e mi sono trovata bene, un normalissimo sapone, l'ho preso da CAD. Poi ho terminato un altro sapone, che è questo qua della Balea, con la papaya e qualcos'altro che non riesco a leggere. Comunque questo colore arancione in gel, molto buono, in gel, in crema, non mi ricordo più se era in gel o in crema, oddio. Comunque molto buono, lavava bene le mani e lasciava un buonissimo profumo addosso. Poi ho terminato questa polvere Fresh Step di Scholl, che è una polvere deodorante da mettere sulle scarpe e per evitare che puzzino, le scarpe da ginnastica soprattutto, ma io sinceramente non ho notato questo gran miglioramento per quanto riguarda gli odori. Proverò qualcos'altro. Sì, non è malvagia, però proverò qualcos'altro. Poi ho terminato questo sapone intimo lenitivo bio della marca Giardino Cosmetico. Scusate, ma non si vede bene anche perché fuori piove. E mi sono trovata bene con questo sapone intimo. L'unico difetto è che è troppo liquido, per cui se non si sta attenti si rischia di perdere del prodotto. Però per il resto è buono. Ho terminato, che è rimasto attaccato.
E questo bagno crema di Emanuela Biffoli al profumo di Bacche Rosse, era un'edizione natalizia dentro un cofanetto che mi è stato regalato da mia cugina e buono, mi è piaciuto, molto profumato e persistente, non mi ha dato particolari problemi. Poi ho terminato questa maschera, questa ce l'avevo in scorta, in sgabuzzino, allora ho deciso di, siccome voglio eliminare un po' di cose che ho in scorta, della marca Herbal Essence maschera intensiva extra idratazione. Mi è piaciuta parecchio, non ha un inci perfetto, anzi avrà un inci, adesso non me ne intendo, però non mi sembra molto bello, però idrata benissimo il capello. Questa è veramente una maschera che idrata, soprattutto per i miei capelli che hanno bisogno di idratazione. Questa qua è fantastica. Se la trovo la ricompro e non mi interessa che abbia un inci un po' brutto, perché comunque io devo avere il capello nutrito, non esiste che vada in giro con i capelli stopposi e secchi, cioè sono un po' fissata per l'idratazione del capello. Poi ho terminato questa crema viso, contorno occhi e labbra della marca Elaine, che l'ho aperta e non trovo più l'altra metà, devo averla buttata via. Comunque questa era sui giornali Sani e Belli in regalo, l'avevo pagato 1,50 euro il giornale, e se sapevo che si trattava di una crema così buona avrei preso tipo 5-6 copie del giornale, perché è una crema molto molto idratante. Io soffro di secchezza sia qui che nei lati del naso e anche qua sull'occhio, su questa zona qua. Soffro molto di secchezza e applicando questa crema qui era veramente idratante e mi toglieva questo problema, cosa che non fanno molte altre creme, per cui molto buona, ve la consiglio, anche se non riesco a farvi vedere tutto l'involucro. Poi ho terminato due campioncini di fondotinta perché ero rimasta per 2-3 giorni senza ciglia, ho dovuto usare questi e ho usato il Perfect, no, Dress Me Perfect di Deborah e l'Infaillible de L'Oréal. Tutti e due mi hanno soddisfatto, tutti e due duraturi, tutti e due non se ne andavano facendo macchie o roba del genere. Comunque, anche se si cancellavano durante il giorno, si cancellavano in modo uniforme. E tutti e due effetto matte, buoni, mi sono piaciuti entrambi, ma non li comprerò nella full size perché io non uso fondotinta, uso solo la cipria. Basta, il video è finito, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.